2019 è stato il primo anno in cui praticamente non siamo riusciti a organizzare nulla, in quanto la piscina ha aperto praticamente a singhiozzi e pertanto è stato letteralmente impossibile riuscire a organizzare dei corsi. Faccio una precisazione: noi in effetti abbiamo sempre utilizzato la piscina appunto come spazio da poter diciamo, implementare corsi di apnea e anche di subacquea, come si vede dalle immagini, e abbiamo realizzato anche tante manifestazioni all'interno della piscina che hanno avuto un eco abbastanza importante, fermo restando che comunque su un'isola io penso che l'attività legata all'acqua dovrebbe essere tra quelle diciamo principali. Gli sport sono tutti importanti per i giovani, ma noi che viviamo su un'isola suppongo che debba avere una priorità. Se noi perdiamo questo legame così intrinseco con l'acqua, credo che alla fine non siamo più degli isolani, non siamo più delle persone legate a questo ambiente. L'ultima volta, il 2019, abbiamo lavorato neanche 3 mesi, venivamo da uno stop perché nel 2016 ci sono stati questi lavori di straordinaria manutenzione e quindi si è fatto un po' un restyling e poi si è cercato di lavorare sulla parte per ottimizzare la parte termica, diciamo così. Non so, vedere queste immagini proprio ti mette Questo è tristezza. com'è, prima abbiamo visto com'era. Voglio vedere le Voglio dire, è strutture, un però po'. ci dobbiamo attivare. Io non dico per somma urgenza, hanno avuto delle problematiche, ma adesso bisogna sbloccare tutto questo. Bisogna concretizzare. La prima cosa che bisogna tenere presente è che per fare delle attività così importanti ci vuole il tempo. E se non si dà il tempo a chi di dovere di attivarsi, è chiaro, si può pretendere poco, però poi la pazienza, diciamo, deve portare i suoi frutti. E io mi auguro che dopo questa chiacchierata tante altre persone che magari la pensano come noi e che forse al posto nostro praticamente avrebbero detto le stesse cose, e si facessero carico proprio di divulgare questo sentimento, chiamiamolo così.